Salve ragazzi, bentornati, benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot e benvenuti in una doppia play e review di Dumfries e di Hernandez SBC Dumfries sul mercato. Però prima di iniziare questo video vorrei che lasciaste un bel mi piace, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina e qui in descrizione troverete link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram, gruppo Telegram e canale Twitch. Sei stanco di avere la squadra scarsa? Vai su FIFA Coin, link e codice coupon qui in descrizione, seleziona l'ammontare delle monete richieste, la console, scegli la quantità, usa il codice NMF per un 5% di sconto. Link e codice coupon qui in descrizione. Partiamo dal terzino destro o alla destra avanzata o esterno destro dell'Inter, disponibile in questa versione con questo upgrade abbastanza interessante. Alto 8 come work, 3-3 di skill di piede debole, e un terzino slash alla destra avanzata slash esterno, non niente male. Se devo fare un paragone con un certo Di Lorenzo uscito qualche giorno fa tramite SBC, se la giocano bene. Allora, Dumfries ha dalla sua un fisico elevatissimo, con tantissima resistenza, sgroppa sulla fascia tantissimo, è aggressivo, è salta, è preciso, molto preciso anche di testa. Io l'ho provato come terzino destro e non come ala destra, avanzata sul ruolo iniziale. Sulla velocità c'è da dire che purtroppo sul primo passo perde molto. Poi recupera grazie a una capacità molto alta in velocità scatto, che sarebbe la velocità massima. Il dribbling non ci interessa tantissimo, soltanto la reattività e anche un po' la freddezza, però principalmente la reattività. Non ha un tiro decente, purtroppo, segnerà ma raramente. Il suo passaggio, fate attenzione, non ha quella visione, vedete, anche 63 in visione è veramente scarso, quindi vi consiglio di fare il minimo indispensabile con lui, sotto l'aspetto dei passaggi. Sotto l'aspetto difensivo, ha una buona difesa, però a volte si perde l'uomo, a volte non intercetta correttamente, a volte ha un contrasto un po' assolutamente. Ecco perché io, come stilinte, se l'ho messo ombra per aumentare la velocità e soprattutto la fase difensiva, dove sentivo più questa pecca, queste due fattori, perché fisicamente mostruoso. Come stile di corsa può essere un controllato allungato, un allungato un più allungato o un controllato. Per me è un più allungato, quindi un controllato. Quindi controllato allungato, pardon, quindi con ombra ci stiamo bene. Alcuni vogliono mettere ancora, ma va bene anche quello. Come prezzo siamo veramente bassi, ho 18k, ma 16, veramente pochissimo. Come indice di ibridabilità da 1 a 3 gli do un 2,5, perché l'Olanda ha qualche giocatore, però non tantissimi. Come alternative Di Lorenzo in primis e basta, almeno in Serie A. Ma venendo alle conclusioni per questa carta, il mio voto per lui, ragazzi, un 7 meno. Tra lui e Di Lorenzo sono abbastanza alla pari a parer mio. Veniamo a Hernandez, Luis Hernandez, disponibile tramite SBC, 4 di skill e 4 di piede debole, SBC dal costo di 105k. Io appena ho visto SBC, ho visto che l'ultima sfida era un 85, full team 85, mi sono detto no, questo lo devo fare per forza. C'è da dire che non è fortissimo, vi faccio vedere le sue stats. Allora, se vogliamo essere sicuri di avere un attaccante decente, almeno li dovevamo mettergli o motore oppure cacciatore. Io le ho messo cacciatore, così diventa più veloce, più bravo sul tiro. Non è un giocatore che mi piace sotto alcuni aspetti, tipo spalle alla porta. Non gioca spalle alla porta, non ha fisico. Anche qui abbiamo resistenza bassa e questo mi dà sempre fastidio, perché un attaccante io lo uso molto e la resistenza ci vuole. Il colpo di testa in carta è interessante, ma non mi dice nulla. Peccato che nel dribbling mi aspettavo qualcosina, ma giusto qualcosina in più, non tantissimo, qualcosina in più. Se siete amanti del girarvi e rigirarvi, dovete mettergli motore se lo prendete. Passaggio non è bruttissimo, però se poteva fate meglio sicuramente. Il tiro invece è il suo punto forte, ha un bellissimo tiro, ma principalmente in area. Allora, io ora vi chiedo, ha questa caratteristica, no? Trivel A+, effetto passaggi e tiri di esterno in base al contesto, con un margine di errore ridotto per i passaggi. Questa Trivel A+, in realtà, mi si attiva principalmente con i passaggi a trivela. Ho provato a fare 2-3 tiri, premendo L2 nel momento in cui si tira, così da dare l'effetto, il tiro di esterno, e non si attiva.
Se mi potete aiutare in questo per capirci meglio, perché veramente mi sa che questo si attiva principalmente per i passaggi, li rende un po' meglio i tiri d'esterno, però non ho notato questa cosa, infatti mi sa che non ho segnato neanche d'esterno. La velocità comunque è buona. Indice di ibridabilità da 1 a 3, tranquillamente 3. Stile intesa o cacciatore o motore. Come alternative tra le icon ce ne sono un bel po' tipo Zula, Raul, Wright, Müller, Klose, Dalglish, Fernando Torres, Butragueño, ce ne sono. Il prezzo non è nemmeno elevato. Se siete interessati a un giocatore così, con queste stats, con queste pecche, potete farlo. Se no, passate oltre. Secondo me uscirà qualcos'altro, spero. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta, ragazzi, è un 7,5. Mi aspettavo di più. Vabbè. Ma ditemi voi cosa pensate di questa carta e di queste review. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. E qui vi rispondo. Vi saluto e vi ringrazio. Ciao belli.